Silvio Baldini ritrova Mimmo Di Carlo dopo il calcio nel sedere del 2007 durante un Parma-Catania di Serie A. Tanti anni dopo e in una categoria diversa, i due si ritroveranno domenica sera alle 19.30 quando si affronteranno Ascoli e Pescara. I marchigiani cercano il riscatto con il nuovo allenatore in panchina, gli abruzzesi puntano a blindare la vetta della classifica e ad alimentare il sogno Serie B. Durante il test infrasettimanale col Castrum, Baldini ha provato il 4-3-3, poi il 4-2-3-1, a dimostrazione che i bianco-azzurri sono camaleontici. Quella di domenica è un'ulteriore prova di maturità per gli adriatici, fatta eccezione per Lonardi, che finirà sotto i ferri tra non molto. Baldini può fare affidamento su tutta la rosa, anche sull'affaticato D'Agasso, che sarà disponibile ad Ascoli. Il Pescara si presenta con un bigliettino da visita niente male: 7 risultati utili consecutivi, 5 vittorie, 2 pareggi, 10 gol fatti, 2 subiti, primo posto in classifica e 565 tifosi al seguito. Thank you.